Una delle prime cose che possiamo fare a proposito di abitudini è accorgerci che può essere immediato percepire la medicina del silenzio. Sono quel punto nel cerchio per cui il silenzio è immediato nell'eternità adesso. L'esperienza del silenzio con i parametri del cerchio, cioè del sé, è il punto in esteso, sono fuori dal tempo e dallo spazio. Tutto può manifestarsi qui ed ora, la conoscenza o la cura. Abbiamo bisogno di riconoscere delle strutture nel processo, in questo processo così universale fuori dal tempo che si sta compiendo. Strutture che vuol dire confini, vuol dire ponti. Ponte che unisce due confini, ponte che porta tra due confini. E cosa può essere confine, cosa può essere ponte? Ogni contenuto dove va la mia coscienza è un confine. E l'atteggiamento giusto è il ponte. Questo gioco tra confine e ponte è una struttura, tipo. Ecco la medicina del silenzio, dato che la mia attenzione va ad un punto per volta. La medicina del silenzio posso percepirla come stato d'animo. Ecco il confine, lo stato d'animo. E con una seconda attenzione io posso gettare un ponte verso, per esempio, il corpo fisico. Ed ecco così che la medicina valica il confine dello stato dell'animo e pervade il corpo fisico. È tutto un gioco a livello di coscienza perché ovviamente fuori dallo spazio-tempo sta già succedendo tutto. Ma la mia attenzione va da un punto all'altro, grazie a un ponte che collega in questo caso la sensazione di silenzio che pervade la mia anima e la sua azione nel corpo fisico, a sua volta corpo fisico, e tanti punti, ogni luogo del mio corpo fisico dove cade l'attenzione è pervaso dal silenzio e da lì posso spostarmi a un altro luogo del corpo fisico. Ecco ancora il confine, il ponte. Se sento la medicina nella nuca, per esempio, e poi sento che pervade tutta la testa fino alla fronte, ecco, confine nuca, confine fronte e ponte, che consente di passare alla medicina. E dalla testa, per esempio, potrei spostare l'attenzione al petto. Altro confine è il ponte che collega testa a petto e la medicina che fluisce e poi le spalle e gli arti superiori è la medicina del silenzio che fluisce e poi giù verso lo stomaco e la pancia, ventre e arti inferiori e poi il corpo fisico è sistemico. Sistema muscolare, osseo, gli organi, gli apparati. Potrei viaggiare confine dopo confine, ponte dopo ponte, in tutti gli organi interni, per esempio, lasciando che la medicina del silenzio pervada. Magari qualche organo mi chiama di più di altri. E poi mi accorgo del ponte, del confine, anzi, che c'è tra l'emozione, tra l'anima e il corpo, che è quello dell'energia vitale. E la mia attenzione va lì come ponte tra questi corpi per accorgermi che già era pervaso, ma che ora la mia attenzione se ne accorge. L'energia vitale, come un fiume,
un oceano di fiumi che silenziosamente si diffondono, colmando il mio essere di vitalità, gli organi, il respiro, altro confine. E che dire del confine mentale e della sua complessità, dai pensieri più ordinari alle memorie, alle immagini, alle visioni, alle idee, ai giudizi. Confini dentro confini dentro confini e ponti attraverso i quali passa la medicina del silenzio, che acquieta il turbinio eventuale della mente, uniformandolo verso una vuotezza lieve o visioni armoniche, coerenti con i ponti dei corpi, confini dei corpi sottostanti e i ponti che si connettono, così come c'è rilassamento nel corpo, fluidità nell'energia, espansione nell'anima, c'è vuotezza leggera, lieve, visione pura nella mente, il silenzio attraverso i ponti tra questi confini, portando la stessa medicina e contenuti coerenti. E così questo senso di unità, questo accesso al campo del sé, che in qualche modo armonizza, unifica i vari confini e i vari ponti in un'unità più ampia, che li trascende e include. Un silenzio che pervade e mi fa comprendere e fare esperienza che questi confini esistono, ma non esistono. Esistono nel quadrato come punti di riferimento, ma non esistono nel cerchio in quanto luoghi di passaggio in questo gioco tra confini e ponti, come se nel sé tutto fosse ponti dentro ponti, campi dentro campi, interconnessi. E così mi consente anche di sentire, di connettermi col silenzio fuori, di accorgermi che il silenzio dentro e il silenzio fuori. Anche qui, due confini unificati da un ponte, che è la mia individualità all'interno del cerchio dell'ambiente. E che questo ambiente psichico esterno è abitato da forze, da principi. Ecco altri confini. La mia esperienza del fuori può portarmi la solidità della terra sotto di me, la leggerezza dell'aria, la fluidità dell'acqua, l'ardore e la determinazione del fuoco, il calore e la luce del sole, la vitalità del vegetale, che risuona coerentemente con dentro, confini esterni, confini interni, i ponti unificati dal silenzio, danza di elementi, di principi, dentro e fuori di me, in un silenzio che si fa sempre più intenso. E unifica anche questi principi, ognuno di essi è un confine unificato da un ponte attraversato dal silenzio, sottostante
questo silenzio vuoto del soffio interno che anima ogni cosa. E così io percepisco i diversi livelli di dentro e i diversi livelli di fuori, confini in confini in confini collegati da ponti, campi dentro campi dentro campi dentro campi, trans in connessione con altri trans. E il silenzio che tutto unifica, il silenzio vuoto del soffio interno che pervade ogni cosa, soffio dell'essenza, del sé transpersonale, del campo dei campi, dello zero, del vuoto quantico, della coscienza suprema o divina, Atman. Tutto è soffio interno che pervade ogni cosa, ciascuna al suo livello, individuata da confini e connessa da ponti, coerenti tra di loro.